Pulizia del fiume Budello, ancora un altro intervento fatto da questa amministrazione. Sì, finalmente ci siamo riusciti a farlo grazie alla partecipazione di Calabria Verde. Quindi avevamo un problema di sottoscrivere una convenzione, siamo riusciti a farla e quindi grazie al loro aiuto siamo riusciti a pulirlo, perché il comune con i mezzi, con il bilancio comunale, non era in grado ad avere, come dire, i soldi necessari per la pulizia del fiume Budello. Quindi credo che questa sia la strada giusta, quindi una migliore e maggiore collaborazione istituzionale con la Regione Calabria e per la Regione Calabria attraverso Calabria Verde. Dal 2019 ad oggi, da quando ci siamo insediati, abbiamo ogni anno effettuato la pulizia ordinaria, o a spese di bilancio come l'anno scorso, oppure attraverso finanziamenti. Quest'anno abbiamo sottoscritto una convenzione con Calabria Verde, il Comune ha determinato 8.000 euro di spese che andranno a Calabria Verde per i lavori che hanno fatto, sia per le trasferte degli operai, gasolio e tutto il resto. Altri lavori imminenti ci saranno per riqualificare questa cittadina, ecco, Gioia Tauro, oltre il fiume? Ci saranno i lavori del PNRR, che è un servizio del settore pubblico, del settore 4, che segue direttamente il sindaco. Abbiamo finito i lavori alla Ciambra, rimangono alcune opere minori. In questi giorni verrà messa la videosorveglianza, sono 12 telecamere che videosorveglieranno la zona della Ciambra.